firmato il protocollo d'intesa tra il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo, l'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana e il corso di laurea in servizio sociale dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara per l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del diritto, del sociale e tutti i soggetti che operano nel campo della tutela dei minori per risolvere una serie di criticità inerenti alla carenza dal punto di vista formativo settoriale secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo giunti al momento, vedendo quelle che sono le disfunzioni di un meccanismo, di un sistema in ambito minorile, che dobbiamo entrare nella formazione. Dalla cultura vi è un'evoluzione, quello che sia un sistema, ed anche un rientro. Noi con tale protocollo ci siamo uniti, ognuno alle proprie figure, e creeremo un nuovo colloquio culturale in cui ognuno deve assumere la propria posizione ed ognuno deve avere il proprio ruolo. Questo è fondamentale, non bisogna più avere confusione in ambito minorile. Gli obiettivi del protocollo d'intesa, che ha efficacia 4 anni, rinnovabili su espressa intenzione delle parti, sono organizzare la formazione, stilare il programma di formazione, individuare il coordinamento didattico ed i relatori per delle azioni accademiche. Da un lato ci occupiamo direttamente nell'attività giudiziaria del Tribunale Ecclesiastico di queste tematiche specifiche, soprattutto per la formazione delle categorie professionali che si occupano di minori, in particolare gli assistenti sociali e gli psicologi, attraverso lo strumento delle perizie. Ecco, diamo anche noi il nostro supporto, il nostro sostegno all'iniziativa, proprio in vista di una formazione qualificata degli operatori. Abbiamo intenzione di organizzare un percorso di studi con tutta una serie di professionalità interne ed esterne, e in questo il corso di laurea in servizio sociale può dare una grossa mano. E poi chiameremo tutta una serie, appunto, di professionalità di volta in volta individuati tra noi firmatari del protocollo d'intesa.